Questo primo tempo, secondo me, continua a far vedere una squadra, proprio il concetto di squadra, il gioco di squadra, al di sopra delle aspettative che ognuno di noi poi si fa, cioè mi spiego meglio. Giochiamo così bene, anche se nessuno ci obbliga a dover svolgere un ruolo da primatista assoluto, a parte che questo campionato non lo permette a nessuno, veramente a parte, ma questo gioco di questa squadra, addirittura difesa alcune volte a due all'inizio, con uno dei tre che andava a chiudere sulla tre quarti, questa è la filosofia di gioco che è così bella, così splendente alcune volte, che forse fa alzare l'asticella delle pretese a tutti noi. Forse sì, buonasera a tutti, però al di là di quello che è stata la prestazione, c'è da tener conto che di fronte avevamo comunque una squadra importante, e aver fatto per un'ora tutto quello che c'era da fare è veramente una soddisfazione, un orgoglio per me che alleno questi ragazzi, e questi ragazzi che fanno un lavoro straordinario. Peccato non averla chiusa con qualche gol in più, e poi siamo lì tutti nel calderone, nessuno sta mollando, perdi una partita sembra che sei sotto, la vinci sei sempre lì e non hai fatto niente, e quindi è bello perché noi ci siamo. L'ho detto anche dopo la partita con la Juve Stabia, prestazione eccellente, siamo stati dei polli perché abbiamo preso due gol barra tre da polli, e per quello che riguarda stasera, prestazione straordinaria e perfetta. Secondo? Salve mister, buonasera. Per quanto riguarda il risultato, il Crotone ha rimesso le cose a posto per quanto riguarda l'alta classifica. Nel gioco, che un tempo l'ha già detto lei, ci ha fatto divertire, c'è stato un gioco che veramente, lei dice che il Crotone ha sempre giocato bene, anche a ma stasera è stato veramente un primo tempo e gran parte del secondo tempo che è stato il Crotone che tutti vogliamo vedere, che lei sa preparare. Ma tutti vogliamo vedere perché non abbiamo perso la partita. E quindi quando si ricevono alcune critiche perché la squadra non vince, bisogna andare oltre. Il mio lavoro è andare oltre, e quindi, come dicevo, dopo la partita con la Juve Stabia la prestazione era stata, viste le avversità della partita stessa, ambientale, dell'avversario che incontravamo, è stata una prestazione importante. Stasera l'abbiamo fatta allo stesso modo, siamo stati più bravi a non prendere, diciamo, gol su palla inattiva. Mi dispiace averlo preso perché sarebbe stato più bello il 4-0, però sinceramente non mi va di parlare del gol che abbiamo preso, perché è una prestazione veramente importante sotto tutti gli aspetti, senza concedere niente. È una squadra che è veramente forte e temibile, e quindi rinnovo i complimenti ai miei giocatori. Buonasera. Se c'è una differenza rispetto alla partita di Castellammare, secondo me è nella cattiveria sia nell'attaccare la porta che nel difenderla. Squadra molto più cattiva, secondo me, quando è andata a concludere, al di là dell'occasione di Simi, insomma, salvata sulla linea del palo, quello si può fare poco, però sia nell'attaccare che nel difendere io ho visto la squadra più cattiva. Sì, diciamo che in questo senso abbiamo fatto un passo in avanti, non si fanno quattro gol per caso e si creano altre palle gol in così poco tempo. Quindi la squadra è stata determinata, incisiva, cattiva, ha portato a casa i tre punti che erano la cosa fondamentale. Non ho chiesto la prestazione ieri, ma sapevo che attraverso la prestazione arrivava un risultato diciamo pieno, così da, ripeto, da ancora maggior convinzione, deve dare ancora più convinzione a quello che siamo, soprattutto a quello che possiamo fare, possiamo essere nel proseguo. Regalino? Sì, buonasera mister. Buonasera. Non per voler sminuire assolutamente la prestazione del Crotone, che è stata forse la migliore, insieme al primo tempo con l'Entella, forse il miglior primo tempo visto all'uscita,
ma quanto è stato aiutato da un atteggiamento un po' allegro del Pescara? Si aspettava qualcosa in più dagli abruzzesi? E poi le chiedo, la sintonia tra Simi e Armenteros inizia a vedersi, si sono cercati, si sono trovati, hanno realizzato anche, hanno confezionato un bel gol, parlo del primo. No, credo che tutta la squadra ha collaborato, ha lavorato bene insieme, ci sono state azioni di pregevole fattura, tecnica, di conoscenza, c'è affinità tra i due, c'è sempre più affinità, se poi oltretutto mettiamo dentro che hanno fatto gol è ancora più bello per me, quindi sappiamo che possiamo arrivare al gol con tanti giocatori, però se fanno gol le punte, al di là del gol poi anche il lavoro che è stato fatto che fa la differenza, perché non lavorano soltanto in fase offensiva ma si danno da fare in fase difensiva. Per quello che riguarda il Pescara, sinceramente credo che abbiamo comunque creato, e quindi siamo stati bravi a creare i presupposti per aprire, per andare in verticale, per arrivare prima su ogni pallone, e quindi non so quanto di meno ci sia stasera il Pescara, ma quanto al contrario il Crotone abbia messo in difficoltà una squadra che secondo me è di caratura importante. L'ultima per me, in tutto questo bel vedere non rientra proprio Maxi Lopez, non l'ha fatto neanche riscaldare, forse non si allena bene, presumo, e poi le chiedo quanto e se potrà adesso essere falsato il campionato da quello che non succederà nelle prossime settimane. Ah, questo non lo so, adesso vediamo quello che succederà, quello che sta succedendo è una cosa importante, quindi bisogna prenderne atto, sicuramente vediamo quando e come si potrà ritornare in campo. Allo stesso modo dico che la squadra sta bene, quindi questo non mi preoccupa. Per quanto riguarda Maxi ho fatto scelte diverse, perché se guardo la panchina, quello che magari potrebbe entrare o non entrare, avrei voluto far giocare tutti, perché su 4-0 ho dato la possibilità a Jankovic di entrare dentro la squadra. Crociata è un titolare a tutti gli effetti e mi dispiace tenerlo fuori. Mazzotta, Mustacchio, cioè, parlerei anche di Zac, perché ci tengo tanto a farlo crescere. È chiaro che se le prestazioni sono queste e c'è questa possibilità anche nel punteggio di poter eventualmente buttare dentro qualcuno, ben venga la panchina lunga. Bruno? Mister Zo. Buonasera. Guardare indietro è difficile trovare una partita, forse Pordenone, in cui il Crotone non abbia creato così tante palle gol, cioè ne ha sempre create in quasi tutte le partite. La cattiveria di oggi però, come diceva Vincenzo, è diversa, cioè da qui in avanti invece, continuando a creare tante palle gol e con questa cattiveria, che Crotone veri, perché per esempio io faccio il primo tempo di Cosenza, sembrava impossibile averlo chiuso 1-0. Beh, se ci guardiamo indietro penso che in tante partite siamo stati qua a parlare di quello che si poteva o come si poteva fare, c'era da parte mia la certezza che comunque nel momento in cui la squadra crea e crea in questo modo era un peccato non uscire con uno score più ampio ed era un peccato anche non portare a casa i risultati. Detto questo, stasera mi auguro e spero che siamo sulla strada giusta, perché comunque alla fine del primo tempo mi sono un po' risentito con i ragazzi, perché secondo me c'erano anche altre possibilità per fare male e siamo stati, non dico leggeri, perché questa sera non mi va di dire cose diverse, anzi, 4 gol non si fanno per caso, ha una squadra, ripeto, importante, quindi bisogna continuare così, essere più arrabbiati. Il Crotone è tornato a nascondere la palla, lo sai chi è il centrocampista che ha fatto più passaggi in Serie B? Barbelis. Sì. Oltre 1500. Ma quello che mi fa piacere è che li fa con un senso, non si appoggia soltanto ma gioca spesso a tagliar fuori. E questo è sicuramente un valore aggiunto. Torniamo sui singoli.
Gerbo e Argentero sugli ultimi due arrivati, titolari fissi, come se avessero sempre giocato. Argentero stasera scopriamo colpi che sono stati eccezionali, non si capisce come faccia una squadra anche di vertice a privarsi di un livello di qualità tale, e vorrei capire se il, ragazzo, se il giocatore può ancora crescere o è già al top, è già così da stretto. Però dovrebbe migliorare nella continuità, nell'essere più presente nel vivo dell'azione. Con Simi abbiamo uno sbocco centrale che non è cosa di poco conto. Gerbo ci conoscevamo, quindi non avevo problemi sull'inserimento suo. E per quanto riguarda Samuel, mi fa piacere perché comunque non giocano piatti, non giocano di schiena, attaccano la profondità, riescono ad alternarsi in un ruolo anche di raccordo al gioco, e questo fa sì che comunque ci sia la possibilità da parte della squadra di avere un palleggio anche più ficcante centralmente. Mister, sempre a proposito di singoli, io oggi ho capito davvero con la prestazione perché ha voluto fortemente Messias come mezzala, perché per certi versi è stato ancora più incisivo di quando giocava da seconda punta in quel modo. Sì, ha fatto delle cose veramente importanti anche nel dominio della palla, il lavoro scuro, ha qualità fisiche che gli permettono di fare quel ruolo lì e farlo anche con più pienezza nelle qualità delle giocate. Forse arretrandolo un pochino gli si è dato un pochino più di slancio a trovare la porta in maniera migliore, anche se poi è stato uno dei giocatori del campionato che ha tirato più in porta. Posto così? Grazie ragazzi.